Era iniziata come una mattinata qualunque alle poste di Folkrit. Aveva iniziato il mio turno alle 6 in punto, pronto a portare notizie alla brava gente di Skyrim. Sembrava una giornata di lavoro semplice. C'era solo una lettera da consegnare. Il destinatario era l'avventuriero conosciuto come il Sangue di Drago. Lo conoscevo. Un'autentica celebrità, un eroe. E poi abitava a due passi, nella sua tenuta di Lakeview. Si prospettava un turno tranquillo. Una passeggiata fra i boschi per una sola consegna e magari avrei anche potuto chiedere un autografo al più grande guerriero di Skyrim. Ma mi sbagliavo. Oh, come mi sbagliavo! Arrivai alla tenuta di Lakeview poco dopo le 7 del mattino, con il sole ancora basso nel cielo. Non c'erano luci accese e nella stalla non c'era il cavallo nero su cui avevo visto molte volte il Dovahkiin. Capii immediatamente che non era in casa e infatti, avvicinandomi alla porta d'ingresso, ci trovai un biglietto inchiodato sopra. Diceva: «Bella zio, non sono in casa. Se sei il corriere, mi trovi alla giumenta bardata di Whiterun». Bel problema, pensai. Certo, potevo infilare la lettera sotto la porta, ma sulla busta c'era scritto «Consegna garantita», direttamente nelle mani del destinatario. No, non era professionale. Non volevo fare la figura del fannullone proprio con il Dovahkiin. E in fondo, per arrivare a Whiterun, ci volevano solo 3 ore di cammino e avevo solo quella consegna. All'una sarei stato di nuovo a Folkrit, in tempo per finire il mio turno. Così mi incamminai a est lungo il sentiero, sicuro che avrei fatto una buona impressione al Sangue di Drago e chissà, magari avremmo bevuto insieme una birra alla giumenta bardata. Dopo un paio d'ore arrivai a Riverwood e mi fermai a bere qualcosa alla locanda del gigante addormentato. Scambiai due parole con Sven, il bardo, ma quando gli dissi che andavo a consegnare una lettera al Dovahkiin, si mise il liuto sotto braccio e uscì senza dire una parola. La gente è strana. Arrivai a Whiterun verso le 10:30, con la maglia passata di sudore, ma salendo verso i cancelli mi rincuorava il fatto che entro mezz'ora avrei avuto la giornata libera. Alla giumenta bardata, però, mi aspettavo un'altra brutta sorpresa. Andai da Hilda e chiesi del Sangue di Drago. «Oh, certo», mi rispose lei. «Ha lasciato un biglietto proprio nel caso passasse il corriere». Ancora prima di leggerlo, sapevo che non mi sarebbe piaciuto. Il foglio diceva: «Bella zio! Grazie per essere venuto fin qui, ma ho avuto un impegno urgente a Riften e non potevo aspettare. Facciamo così, ti lascio 20 settimi per raggiungermi col carro, ci vediamo alla taverna L'Ape il Pungiglione». Non diceva altro. La speranza di terminare il mio turno in tempo andava a farsi benedire. Ma cercai di mantenere la calma. Sicuramente mi avrebbe dato una bella mancia, l'ufficio postale avrebbe pagato gli straordinari, e poi sarebbe stata una bella storia da raccontare. Presi i soldi che mi aveva lasciato e mi avviai al carro vicino alle stalle. Il cocchiere però non ne voleva sapere di andare nel Rift per soli 20 septim, ne voleva almeno il doppio. Tirai fuori il resto di tasca mia, certo che il Dovahkiin mi avrebbe rimborsato. Passai tutto il viaggio a rigirarmi la lettera fra le mani, a rileggere quella scritta, consegna garantita. Era una questione di orgoglio professionale. Noi corrieri eravamo la spina dorsale di Skyrim, avrei consegnato quella missiva ad ogni costo. Arrivammo a Riften al tramonto. Non avevo mangiato niente dalla mia sosta a Riverwood al mattino. Ero stanchissimo, ma ormai era fatta. All'ingresso, le guardie mi fermarono e mi dissero che bisognava pagare un pedaggio per entrare. Ci mancava solo questa. Non ero mai stato a Riften e non sapevo di nessun pedaggio, ma non volevo guai con la legge e allungai 50 settimi alla guardia per farla finita. Mi erano rimaste in tasca solo 10 monete d'oro. Però ce l'avevo fatta. Così pensavo mentre aprivo la porta dell'Ape il Pungiglione. Andai al bancone dove c'era un'argoniana. Ne avevo viste pochissime in vita mia, a parte alcune illustrazioni su un libro che mi aveva tenuto compagnia nelle mie notti solitarie di adolescente. Chiesi del Sangue di Drago. «Ah, sei il corriere», disse lei, «c'è un biglietto per te». In quel momento capii che la mia avventura si stava trasformando in un incubo. Presi il foglio dalle mani dell'argoniana e lo lessi. «Bella zio, non te la prendere, ma ho incontrato un orco ganzissimo che mi ha invitato nel suo club di cacciatori di vampiri e capisci che non potevo dire di no. Ci siamo spostati nella sua fortezza, si chiama Dawnguard, sta qui a due passi. Ci vediamo là. PS, può darsi che si vada ad ammazzare qualcuno, per cui vedi di fusso rodarti una mossa. L'hai capita? Se non l'hai capita te la spiego quando ci vediamo». Accartocciai il biglietto in un gesto di stizza. Ero stravolto, ma non potevo dormire alla locanda perché avrei rischiato di mancarlo ancora, e in ogni caso non avevo abbastanza soldi.
Uscì dopo aver pagato una moneta d'oro per una cena composta da un bicchiere d'acqua e un panino farcito di pelle di skiver. Dopo essermi lasciato alle spalle Riften, mi addentrai nella foresta per raggiungere la fortezza dei Dawnguard, seguendo il sentiero a sud-est. Riuscivo a malapena a distinguere la strada, mentre camminavo dandomi degli schiaffi per restare sveglio e nominando Talos invano ad alta voce. Purtroppo, le mie imprecazioni attirarono qualcosa nella foresta e fui scosso da una serie di urli e grugniti agghiaccianti. Iniziai a correre senza nemmeno pensare, ma qualunque cosa fosse si avvicinava. Feci l'errore di voltarmi e vidi un gruppo di zombie marcescenti che mi inseguivano. Fuggii disperatamente, col sangue gelato nelle vene, mi stavano alle calcagna. Mi arrampicai su una roccia, scorticandomi le mani, e mi appiattai dietro un cespuglio. Fortunatamente erano troppo stupidi per trovarmi. Si aggirarono per un po' nei dintorni mentre io soffocavo di terrore, ma alla fine la stanchezza mi colse e svenni appoggiato alle rocce. Mi risvegliai col sole alto e guardai sotto di me, i morti viventi se n'erano andati. Mi controllai le mani sporche di terra e sangue, poi presi in mano la lettera. Consegna garantita, direttamente nelle mani del destinatario. Piansi un po', poi scesi dall'albero e mi incamminai verso la fortezza. Quando arrivai, la gente del castello si stava svegliando. Bussai ai portoni, mi venne ad aprire un uomo di razza Redguard, calvo, con una lunga barba. Mi squadrò. «Hai gli occhi rossi?» disse. «Sei un vampiro?» «No, sono il corriere», risposi. «Ah, certo», disse lisciandosi la barba. «Ha detto che saresti passato». La voce mi uscì spezzata dalla disperazione. «Vuoi dire che non è qui?» «Chi? Il Dovahkiin?» «No, è partito stamattina all'alba. Gli ho affidato una missione molto importante alla cripta di Dimollow. Ma ha lasciato un biglietto, tieni». Lo presi, mentre quell'uomo osservava perplesso le mie mani insanguinate. «Bella zio, ti ho aspettato qui tutta la notte, è proprio vero che alle poste non avete voglia di fare un cazzo, eh?» «Scherzo, tranquillo, ma sono dovuto partire per la cripta di Dimollow, roba tosta, da avventurieri. Comunque, puoi raggiungermi là. Prendi il carro fino a Dawnstar, poi vai a sud-est, fino alle rovine naniche, e da lì ancora a sud. Quando raggiungi l'ingresso della cripta, mi trovi seguendo la scia di cadaveri. Ti lascio 50 septim per coprire le spese, ma vedi di non berteli tutti». Era un altro giorno di viaggio, come minimo. Mi rivolsi di nuovo all'uomo con la barba per chiedere di lasciare lì la lettera, ma lui si limitò a mettermi in mano un sacchetto con le monete e a dire «buona fortuna». Poi mi riaccompagnò alla porta. Girai sui tacchi in direzione di Riften, sentendo le gambe che cedevano a ogni passo. Ripercorsi la strada nella foresta, ma ormai non provavo più niente, nemmeno rivedendo le impronte degli zombie. Ero in stato confusionale. Nella mia mente si accavalavano pensieri sconnessi e rabbiosi, mentre ripetevo meccanicamente «consegna garantita, consegna garantita, consegna garantita». Arrivai ai cancelli di Riften. Le guardie mi chiesero di nuovo il pedaggio, ma mi limitai ad estrarre il pugnale e a dire che venivo da un turno di 30 ore e che avrei dormito alla locanda oppure in prigione dopo aver ammazzato qualcuno. Mi fecero entrare senza pagare. Tornai alla locanda dove finalmente mi concessi un pasto completo coi soldi del sangue di drago e una bella dormita. Quando mi svegliai, ormai a sera, presi il carro per Dawnstar, sapendo che sarei arrivato il giorno dopo, ma soprattutto che avrei consegnato quella maledetta lettera. Fosse stata l'ultima cosa che facevo al mondo. Da Dawnstar mi incamminai in direzione sud-sud-est, come da indicazioni del Dovahkiin. Il freddo tagliente mi mordeva le gambe e le braccia, non avevo nemmeno un mantello, ma continuavo, arrancando nella neve. Giunto alle scale che portavano alla cripta, mi fermai per riprendere fiato, quando sentii un dolore lancinante alla schiena. Mi voltai. Un ragno gigante mi aveva colpito col suo veleno e stava avanzando verso di me con la bava alla bocca. Cadde all'indietro e per un attimo pensai che fosse finita. Il ragno mi salì sopra, pronto a darmi il colpo di grazia. Afferrai il pugnale e lo piantai con tutte le mie forze nel cuore della bestia. Lo sentii contorcersi sopra di me e infine stramazzare senza più vita. Strisciai fuori da sotto la carcassa, mi alzai in piedi e dissi «consegna garantita, figlio di puttana». Salì le scale sentendomi invincibile ed entrai nella cripta senza paura. Il sangue di drago aveva detto il vero nella sua lettera. I corridoi di Dimollow erano disseminati di una lunga scia di cadaveri per tutta la strada che aveva percorso. Molti erano ancora caldi, non poteva essere lontano. Iniziai a correre. Scesi in profondità, le grotte cedettero il passo ad antiche rovine. Infine arrivai ad una grande apertura, con un complesso di colonne ed archi al centro. E lui era là. Finalmente, il Dovahkiin, il destinatario della mia lettera. Feci il primo passo sui gradini che scendevano, ma le gambe cedettero e un dolore insopportabile mi prese tutto il corpo. Il veleno del ragno, pensai. Non mi ero curato ed era entrato in circolo, era finita.
raccolsi le ultime forze e strisciai giù dalle scale fino a raggiungere il sangue di Drago. Era al centro di quell'arena, insieme a un Khajiit e a una donna. Quando mi vide assunse un'aria interrogativa. «Chi cazzo è questo, Inigo?» «Sono il Corriere», dissi con un filo di voce. Poi caddi, incapace di muovermi o parlare. Il veleno aveva vinto. «Ha una lettera», disse il Khajiit. «Ah, giusto, bella zio!» replicò il sangue di Drago, strappandomi la busta di mano. L'aprì. «Bella Inigo!» continuò. «Ti ricordi quello che abbiamo ammazzato a Cairnsgrove? Ci ha lasciato dei soldi in eredità!» Sentì gli occhi che si chiudevano, la vita che mi abbandonava. Le ultime parole che sentì furono del Dovahkiin. «Senti, Inigo, ma questo non è quello sfigato che dormiva sulla roccia fuori da Riften?» «Sono un corriere. E sono morto alla cripta di Dimollo dopo un turno di 52 ore. Ora vago per questi saloni vuoti, un fantasma invisibile nella morte, così come lo sono stato in vita».